Perché molte volte questi disturbi compaiono nell'adolescenza? Cosa succede in adolescenza? Perché l'esordio dell'adolescenza a volte irrompe così traumaticamente da sfociare poi in questi disturbi? Qual è la sfida dell'adolescenza? Allora, io credo due questioni importantissime. Come prima, una un pochino più concreta e l'altra un pochino più introspettiva. Allora, sicuramente il corpo in adolescenza è nel fiorire di tutta quella connotazione anche sessuale, di connotazioni che vanno poi a esporre il non più bambino verso il mondo dell'adulto e che ha a che fare quindi poi con la sessualità. È la fase della pubertà. E c'è un passaggio, la tua domanda mi ricorda un passaggio del testo di Elogio del fallimento in cui appunto Recalcati scrive quanto l'adolescenza può essere un sintomo della pubertà, no? E cosa avviene? Avviene che il corpo cambia, avviene che questo corpo è errante e cerca un approdo e non è facile trovarlo. Non è facile domare un corpo che a un certo punto è assolutamente enigmatico rispetto alla fase dell'infanzia. Questo da un punto di vista più, come dire, fisiologico, corporeo, ma poi c'è una questione fondamentale. Laddove c'è l'adolescenza, non c'è più il sì quieto dell'infante che fondamentalmente è lì a, come dire, rispondere ad ogni attesa genitoriale dei suoi altri di riferimento. L'adolescente coglie su di sé la sfida più grande, quella di distaccarsi in qualche modo dal desiderio dell'altro, quello di emanciparsi dalla posizione di oggetto dell'altro e farsi in qualche modo soggetto e avere a che fare col proprio desiderio, entrare quindi poi in contatto con il proprio inconscio e la propria verità. E questo è sicuramente qualcosa di molto complesso perché entrare in contatto con la possibilità di disattendere le aspettative altrui ha a che fare con la possibilità di essere un pochino meno amabili. E quello è il fallimento che in qualche modo va elogiato, quella possibilità lì, in fondo nel disattendere le aspettative dell'altro, lì c'è lo iato che separa il soggetto dall'altro e gli apre un destino diverso rispetto all'impronta dell'altro, o gli dà la possibilità di Esattamente. farsene qualcosa di diverso. Quindi è lì il punto che bisogna sottolineare ed elogiare, quel fallimento lì, potremmo dire in maniera forse un Assolutamente. po' ruspante, non farne una malattia di quel fallimento, ma elogiarlo. Farne una possibilità, un'occasione, una ricchezza affinché l'adolescente possa trovare quella sua cifra, differenziale, singolare, che sicuramente lo può portare a scontentare qualcuno, ma deve davvero essere, come dire, spronato, sostenuto nell'interrogarsi rispetto al proprio sentire, al proprio desiderio, alla propria peculiarità. E sappiamo essere questa una manovra molto difficile in adolescenza, dove la possibilità di far parte magari di un gruppo, che però poi potremmo distinguere da massa, rischia di appiattirsi l'adolescente rispetto alla propria soggettività per potersi sentire accolto. Ma in realtà poi quell'accoglienza cosiddetta è escludente per definizione, perché il soggetto non porta se stesso, ma porta quello che a quel punto la massa, non tanto più il gruppo, vuole che lui sia. Una sorta di uniforme che schiaccia l'autenticità. Assolutamente. E nell'esigenza dell'avere un corpo con quelle misure, tu indossi una, appunto, come dicevi, un uniforme, no? Una divisa, non indossi il tuo nome proprio, la tua singolarità.